dedico a Lui la mia vita. Capisco che Lui mi ha tratto dalla morte, oppure ogni giorno è un continuo e un lento sopravvivere. Il lavoro non c'è, la malattia, la sofferenza, il lutto. Maria ci invita a reagire, ad alzarci e a correre, a non stare fermi. Maria ci invita a questo diventarci avanti, a capire di cosa abbiamo bisogno. E voglio consegnare a voi, voglio consegnare a voi una preghiera di San Bernardo, un'omelia. Se segui Maria, non devierai. Se la preghi, non dispererai. Se la pensi, non sbaglierai. Il nostro Signore che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie, la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo, in memoria di me. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
O Vergine gloriosa e benedetta, grande Madre di Dio, Maria Santissima, rivolgi il tuo sguardo su questo popolo che, incoraggiato dalle parole del tuo figlio sulla croce, ecco tua madre, desidera affidarsi alla tua celeste protezione. Madre della Chiesa e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrire: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, le angustie dei disoccupati, la solitudine degli anziani, l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre, la fedeltà e la dedizione di chi, chiamato al sacerdozio e alla vita religiosa, spende le proprie energie nell'apostolato e nelle opere di misericordia. E tu, o Vergine Santa, beata, perché hai creduto alla parola del Signore, fa di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. Vogliamo che nella nostra carità sia autentica, così da ricondurre alla fede gli increduli, conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti. Concedi, o Maria, alla nostra comunità civile di progredire nella società, di operare con vivo senso della giustizia, di crescere sempre nella fraternità. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a te e ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa che è in Valenzano di testimoniare in ogni sua che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E insieme preghiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Evviva Maria! Evviva! Evviva Maria! Evviva! Evviva Maria!